continuano imperterriti a trasmettere le canzoncine di Sanremo che sembrano una uguale all'altra, mentre in internet e in altri canali televisivi si ascolta di tutto: guerre, stragi, bombardamenti in Siria. Nessuno nella televisione italiana dà una spiegazione, almeno una, del perché abbia dovuto scoppiare la primavera araba in Siria. Ancora nessuno ce l'ha spiegato. Perché Bruno Vespa non ha fatto un plastico, uno dei suoi plastici, a porta, spiegando chi ha voluto la primavera araba e come l'ha fatta saltare. E invece ci grignolano di tutti questi cantanti, tutti uguali, tutti fatti in serie, tutti che cantano allo stesso stile, tutti con questa cosiddetta protesta giovanile, no? Che poi che significa? Di che protestano? Sanremo si farebbe eco dei problemi sociali. Poi che lo cantano a Sanremo li risolvono. Ma è incredibile, continua a esserci Sanremo e io continuo a fare questi video anti Sanremo. Beh, insomma, stiamo a vedere. Una volta finito Sanremo, i telegiornali della Rai con che ci faranno perdere tempo? In che ci faranno perdere tempo di più importante dei tristi avvenimenti che succedono tanto nella politica, nell'economia italiana come straniera. Le ultime notizie dal Parlamento italiano e dal Senato non sono molto promettenti. Continuano ad indicarci come la politica italiana sia sempre stata e continua a essere una grande merda. Beh, con queste mie brevi considerazioni io vi lascio, sono il vostro Sant'Enchan. Non guardate Sanremo, leggete un libro, come faccio sempre io, che ne ho tanti, perché Sanremo vi spegne il cervello, il libro, qualunque esso sia, ve lo accende. Allora in bocca al lupo, arrivederci, buona lettura a tutti e alla prossima.